tutti, bentornati sul canale Tutte le cose dell'Ale. Video di oggi è una video recensione su un prodotto che ho recentemente acquistato tra virgolette, nel senso che avevo dei voucher da riscattare sul sito di Amazon, sondaggi retribuiti che avevo fatto e che mi hanno permesso di cumulare dei punti e quindi poter riscattare questo codice sconto. Era un oggetto che era nella mia wishlist da diverso tempo e chi è dell'ambiente conosce la necessità di possedere questo attrezzo del perforatore a 6 fori di rapesco. È questo qua. Io l'ho preso nella colorazione azzurra, celeste, ma c'era anche rosa e bianca. Confesso che quella celeste era in offerta a 14,36, qualcosa di meno, mentre gli altri due colori erano leggermente più alti di prezzo, ma l'utilizzo è sempre lo stesso, quindi anche celeste è carinissimo, quindi l'ho assolutamente considerato tra le mie cose da acquistare. Quindi la recensione di oggi è la dimostrazione è sull'uso appunto di questo perforatore a 6 fori che praticamente vi permette di forare qualunque formato di agenda o planner che voi possediate. La necessità di averlo sulla propria scrivania è proprio quella, perché anziché andare a forare uno per volta con la macchinetta solita che noi utilizziamo, con un semplice clic forate 6 fori praticamente contemporaneamente senza perdere tempo. Io vi lascio la dimostrazione e se avete delle domande mettete tutto nell'info box. Eccoci tornati. Allora, vi presento intanto lo strumento in questione. Dopodiché, come vedete, ho ritagliato, avendo cura di sistemare per le misure giuste, diversi fogli di carta che più utilizziamo nelle nostre agende, ossia il formato mini, il formato pocket, il formato personal e il compact, che in realtà corrispondono esattamente alla stessa misura, solo che il personal fa parte nelle agende di uso comune, mentre il compact lo troviamo anche nelle misure classiche della Filofax, ma sappiate che sono esattamente la stessa identica cosa. Personal e compact coincidono nelle misure. Poi abbiamo il formato A6 e il formato A5, che è quello più grande. Allora, io una volta detto questo, andrei col mostrarvi l'articolo. Allora, intanto sulla confezione troviamo praticamente tutto ciò che ci serve sapere. Sappiate che è molto più facile di quello che sembra, nel senso che qui c'è scritto, come vedete, che è compatibile con i planner del formato Pocket, Personal e Compact, come vi dicevo prima, Slimline, Agenda, Mini, A5 e A6. La slimline, devo essere sincera, non so che formato sia, quindi a cosa corrisponda. So soltanto che correggetemi se dico una cretinata, ma mi pare di aver capito che la slimline sia un'agenda compatta, probabilmente delle stesse dimensioni del personal e del compact. Non sono perfettamente convinta di quello che sto dicendo, ma credo di aver capito così. Dopodiché, ovviamente le istruzioni ci sono anche in italiano e dice di scansionare il codice, vabbè, visitare il sito per reperire il manuale di utilizzo che si può facilmente scaricare. Questo è il codice che è da tenere presente. Dopodiché dice che per il formato A5, che vi farò vedere subito, bisogna forare prima i primi 3 fori, dopodiché bisogna capovolgere il foglio e ripetere l'operazione. Ed è l'unico formato in cui viene applicato questo tipo di passaggio. Può forare fino a 10 fogli e queste sono le distanze tra un foro e l'altro, da 5,5 mm e 19 mm. Dopodiché io vi mostrerei direttamente l'oggetto. Allora, è fatto in questo modo. Sulla parte frontale abbiamo praticamente il blocco, il tasto di blocco. Semplicemente basta fare in questo modo, tenere premuto leggermente il retro e sganciare. Come vedete, si apre perché ci sono ovviamente le molle che tengono dietro.
Sulla parte frontale troviamo due scritte con due lineette, una corrispondente al mini e una corrispondente al pocket. Questi sono i segnali a cui bisogna far fede per forare questi due formati. Appena vi farò vedere la dimostrazione capirete meglio l'utilizzo. Sul retro della perforatrice abbiamo questo sistema. Come vedete, ci sono sei molle e esattamente, spero di riuscire a farvi vedere, si vedono delle scritte. Queste scritte non sono altro che dei trattini che corrispondono ai vari formati delle agende. Quindi abbiamo, andando verso l'interno del perforatore, troviamo il formato Pocket Mini e il timer 14, che non so cos'è, ma comunque c'è scritto. E poi centrale troviamo quello corrispondente ad agenda, virgola A6. L'agenda dovrebbe essere, credo, un formato classico tradizionale. E poi la linea più esterna, a partire dagli angoli del perforatore, troviamo il formato A5, Personal Compact Slim Line Planet Timer 17 e 21. Questo è quello che c'è scritto. Gli altri formati probabilmente corrispondono esattamente a quelli che noi tradizionalmente andiamo a forare, ma che probabilmente fanno parte di misure poco variabili perché considerano le forme del lecturn, quello che si utilizza per il bullet journal, oppure per la Filofax, oppure per altri formati di agende che evidentemente subiscono delle variazioni. La dimostrazione di oggi è quella dei formati classici delle agende e al massimo qualcuna delle Filofax, perché spesso poi corrispondono effettivamente. Questa parte grigia che voi vedete, dimenticavo di dirvi, infatti sono caduti dei coriandoli, guardate, non è altro che il raccoglitore dei coriandolini che noi poi andiamo a creare forando le pagine. Allora, la parte più semplice è questa qui. Dopodiché, mentre vi dimostrerò i formati grandi, vi farò vedere anche un'altra cosa che è posta qui sul lato. Allora, io andrei col farvi vedere come si fora il formato mini. Vi ho detto che bisogna considerare questa scritta davanti. Allora, basta semplicemente inserire il foglietto del formato mini in questo. Ah no, scusate. Bisogna prima sistemare il retro. Bisogna avvicinare le molle in prossimità del formato mini, quindi nella parte più interna, in questo modo, eccolo qua, la linea corrispondente al formato mini e pocket. Dopodiché bisogna girare perché io vi faccio vedere meglio, insomma, poi potete utilizzarlo sul piano della scrivania come meglio credete. Allora, devo considerare il mini, quindi inserisco il refill all'interno del perforatore e tengo come punto di riferimento la fine del foglio che coincide, che corrisponde con il trattino mini e vado di foro. Ecco qua, ragazzi. Io praticamente in un solo gesto, un minuto anche, sono riuscita a fare sei fori contemporaneamente. La stessa cosa vale per il formato pocket. Ovviamente la linea di riferimento è già sistemata sul pocket, devo soltanto crearmi la distanza giusta, il che significa che devo considerare la seconda linea all'esterno, che mi indica che per forare il pocket devo considerare questa linea guida. Quindi io inserisco all'interno il foglietto, considero la linea guida pocket e vado di foro. Ecco qua, questa è la nostra pocket. Eccole qua. Ok? Andiamo avanti. Per forare, scusatemi, il personal devo fare in questo modo. Allora, devo indicare, indirizzare, spostare le molle sul formato personal, che sarebbe, corrisponde in realtà alla linea più esterna. Quindi basta tirare in questo modo entrambe le molle in modo da avere la coincidenza. Ok, dopodiché, da questo lato abbiamo un'altra guida che ci fa da linea guida appunto per quanto riguarda i formati più grandi, cioè è una linea in plastica.
Io la estraggo tutta perché è più facile da farvi vedere, sperando che si possa, non so se si vede bene. Qui abbiamo tre segni, uno corrispondente alla A5, uno corrispondente al timer 21 e uno corrispondente al formato personal. Si vede qua, vedete, queste sono delle linee guida. Allora, reinserisco l'interno, adesso devo andare a forare il formato personal. Faccio semplicemente in questo modo. Dietro ho spostato le molle sulla linea dove dice personal. Qua invece imposto la distanza esattamente sulla linea dove dice personal, lasciando questo distacco. Farò in questo modo perché lateralmente vado a farvi vedere. Ovviamente personal e compact, avendo la stessa forma, devo fare in questo modo. Inserisco il foglio e tengo come punto di riferimento la base del foglio, la faccio appoggiare su questo cosino in plastica, non mi viene il nome. Quindi usando come base di appoggio e come segnale questo, vado a fare i fori. Ecco qua. In questo modo ho forato la mia personal. Vale la stessa per la compact perché abbiamo detto che sono le stesse identiche misure. Ecco qua, ho forato anche la compact. La compact in realtà dovrebbe essere la 9,5 x 17,1, compact della Filofax, ma anche la personal a questo punto. Per forare la A6, basta semplicemente spostare il cursore al centro, come vedete, che è un po' più difficile. Io ho sempre difficoltà a mettere perché scatta sempre all'esterno. Ecco qua, prima o poi ce la faremo. Eccola qua. Anche questa va spostata all'interno, al centro. Ecco qua. Avendo spostato tutto, la A6. Ok. Per forare la A6 lascio comunque il cursore in plastica sul formato personal, perché se vi ricordate all'esterno non c'è il formato la scritta 6, che significa che devo lasciare il personal come indicato sulla fascetta in plastica. Quindi lascio così e vado a forare il mio formato in questo modo. Tengo come punto di riferimento il foglio appoggiato a questa base e vado a forare. Ecco qua, ho forato il mio A6. Per quanto riguarda l'ultimo formato, il formato A5, è facile allo stesso modo. Semplicemente sistemo le molle dietro, che in questo caso devo riportare all'esterno perché il formato A5 è il formato più grande, e devo uscire questo cursore fino a raggiungere il formato A5, che è questo qua. Vedete, è la linea più esterna. In questo modo si crea questa barra, guardate, che non è altro che la lunghezza del foglio. Io devo semplicemente forare la prima volta i fori superiori utilizzando questo tronchetto in plastica come base di appoggio. Quindi vado a forare i primi fori e vengo via. Subito, dopodiché non devo fare questo movimento perché sennò non riesco a capire qual è la lunghezza giusta. Mi basta capovolgere il foglio e tenere in considerazione la stessa lunghezza, facendo fede al cursore in plastica. Giro il foglio, foro ed ecco qui il nostro refill A5. Ok. Questo poi è assolutamente compatto. Per chiudere basta schiacciare e diventa compatto e basso. Questi sono i vari formati che abbiamo forato insieme. Quindi il A5, A6, il compact e il personal, che in realtà corrispondono con le stesse misure, il pocket e il mini. Ragazzi, io spero di avervi fatto cosa gradita spiegandovi un po' il funzionamento di questo perforatore.
che tra l'altro, dimenticavo di dirvi, ha una garanzia di 15 anni, cioè praticamente indistruttibile, perché un oggetto del genere che ha tra l'altro anche un certo peso, come materiale è ottimo, e secondo me è indistruttibile, quindi era una cosa che volevo non mancasse nella mia scrivania e adesso ce l'ho. Ecco, quindi io posso fare refill a tutti. Se avete bisogno di farmi delle domande o qualunque cosa non abbiate capito, non esitate. Vi invito a mettere un pollice in su se vi è piaciuto il video, iscrivervi al canale, aiuterete tantissimo me e i miei canali a crescere. Nell'info box vi ricordo anche il mio primo canale che è l'Armadio delle Vanità. E niente, vi saluto, alla prossima, buona domenica!